Amici di Ciclo Tennis Romagna, siamo al Ciclo Tennis Cervia per un'altra puntata di conoscenza, approfondimento e incontro con questo circolo che è sempre leader in nostro movimento, nella nostra Romagna tennistica, e anche quest'anno sta facendo ottime cose sia a livello tecnico che a livello organizzativo. Parleremo di tornei, campionati e obiettivi e anche novità importanti che proprio delle ultime ore per appunto conoscere questo grande movimento cervese. E siamo con il direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia, il maestro Paolo Panbianco. Saluto Paolo, ciao. E Paolo, entriamo subito nell'argomento, anche nel vivo di questa puntata, parlando dei campionati a squadre, perché con la Serie C quest'anno siete imbattuti al momento e siete approdati ai playoff del tabellone regionale, quarti di finale, domenica, match decisivo. Partiamo appunto dall'attualità, dai, match decisivo con lo Sporting Club Sassuolo, chi vince va a un posto per il nazionale. Partiamo da qui, Paolo, cosa dici? Ma Alessandro, benissimo, innanzitutto ti saluto e ti ringrazio per essere venuto anche quest'anno qui da noi. Tu sei entrato subito nello specifico e quindi mi sembra giusto iniziare da questo appuntamento molto importante che avremo questa domenica qui in casa da noi. Ospiteremo lo Sporting Club Sassuolo, un circolo fra le altre cose bellissimo, un circolo di grossa tradizione tennistica, e come hai detto tu ci giocheremo un posto per andare a giocare la fase nazionale della Serie C per poi eventualmente qualificarsi per la Serie B l'anno prossimo. Il livello dell'incontro sarà altissimo. Sassuolo è una squadra veramente molto, molto forte, fra le altre cose molti ragazzi del circolo di Sassuolo e hanno anche giocatori del vivaio veramente molto competitivi. Quest'anno la nostra squadra si è rinforzata di due giovani, di due grosse speranze del tennis, non dico romagnolo ma anche italiano, che sono Alberto Morolli e Alessandro Pezzi, che ci hanno sicuramente ringiovanito e portato grossa energia all'interno della squadra. Sarà una partita apertissima, la mia speranza è che il fattore casa, quindi poterlo giocare sui nostri campi, ci dia un minimo di vantaggio, ma sarà sicuramente un match molto duro. Molto duro, complicato, hai detto bene, la squadra, il Circolo Tennis Cervia si è rinforzata quest'anno con l'ingresso di due giocatori giovani, sono promesse del tennis italiano. Alessandro Pecci ha giocato il Bonfiglio questa settimana, il tabellone principale, e Alberto Morolli. E poi due giocatori che si sono inseriti in una squadra molto collaudata, esperta, tosta, solida, almeno in Serie C sicuramente competitiva ai massimi livelli, poi, ma io credo anche che con questi innesti possa giocarsi le sue chance anche in altre categorie. Paolo, non c'è solo la Serie C, parliamo sempre di squadre, ma avete già fatto una finale quest'anno al Trofeo Mingori come over e prima è arrivata la notizia che poco fa la notizia che come campionati a squadre veterani over 50 quest'anno il Circolo Tennis Cervia ospiterà la Final Four e quindi insomma diciamo ci potrebbe anche essere l'occasione di una passerella casalinga. Ma, guarda sì, ecco, sicuramente tutte le squadre saranno molto agguerrite, ecco. Il girone finale è veramente una manifestazione molto bella. Io ho avuto la possibilità di giocarla diverse volte e veramente sono tre giorni di tennis di alto livello, divertente, e anche se non siamo più giocatori giovanissimi, ecco, sicuramente ci sarà tanto agonismo. La
le attività veramente si susseguono una dietro l'altra. Tu hai ricordato il Mingori, ma io vorrei ricordare anche domenica, per esempio, abbiamo una partita non solo di Serie C ma anche di D1 maschile, giocheremo contro il Club Atletico Faenza. Quindi nello stesso giorno avremo due circoli di veramente di spessore, due circoli di grossa tradizione e trainanti per tutto quanto il movimento tennistico. Se mi permetti, vorrei ricordare un po' i nomi dei giocatori di queste squadre, ecco, partendo dalla Serie C, oltre ai già citati Moroglio e Pecci, abbiamo i due maestri del circolo, Alessandro e Riccardo Rondinelli, Umberto Crocetti Bernardi, che quest'anno da 2-5 ci sta dando grosse soddisfazioni, e abbiamo due giovani del vivaio del circolo che anche grazie a questi campionati a squadre negli anni sono cresciuti. Paolo Mazzavillani è già arrivato in seconda categoria, Enea Castelvetro attualmente 3-2, però ha già avuto la possibilità di scontrarsi con giocatori di seconda categoria e non ha, e sicuramente non ha demeritato, ecco. Come ho detto prima, giochiamo anche la Serie D, con la D1 contro il Club Atletico Faenza. Anche qui abbiamo una squadra molto, molto mista, abbiamo giocatori di esperienza come Giovanni Torrisi e Stefano Giovanni Farolfi e Stefano Torrisi, mischiati con giocatori di giovani come Cristian Capacci, nuovo tesserato del circolo tennis, ragazzino di 14 anni che già quest'anno si sta veramente dimostrando molto utile, ecco, non solo per la squadra, ma è un ragazzino che sta avendo dei buonissimi risultati anche a livello individuale. Molto bene Paolo, quindi da direttore tecnico a questo punto ti chiederei di parlare un attimo dei giovani, perché ci sono nell'agonistica dei ragazzini che stanno crescendo molto bene, dietro di noi o a fianco di noi si stanno allenando Capacci, vedo Tocci, Castelvetro, insomma è un movimento che è in crescita continua. Noi veniamo qui tutti gli anni, ogni anno vediamo dei miglioramenti e dei progressi. Ecco, ci puoi parlare un attimo, come responsabile di tutta la scuola, come sta proseguendo il lavoro sul settore giovanile? Stiamo cercando sicuramente di dare grossa attività al circolo. Abbiamo durante l'anno tanti tornei, abbiamo 8 tornei, fra tornei open, tornei di terza categoria, maschili e femminili, tornei giovanili, e quindi questo in ogni caso è un grosso traino per i nostri ragazzi, perché hanno la possibilità di confrontarsi in casa anche con giocatori non del circolo, e quindi secondo me questo è un grosso aiuto per loro. Le squadre stiamo cercando di coinvolgere più squadre possibili nei campionati giovanili, partendo dalla Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, quindi cerchiamo di coprire un pochettino più le fasce di età. La scuola tennis, che ha come responsabile direttore della scuola il tecnico nazionale Alessandro Rondinelli, lavora 12 mesi l'anno, quindi dà una copertura totale l'intero anno per tutti i ragazzini che si vogliono giocare, che vogliono giocare e allenarsi. Quindi tutte le nostre attività sono proprio rivolte ai ragazzini, cercando ovviamente poi di dare spazio anche a quei giocatori che non sono più giovani, che in ogni caso per il circolo tennis Cervia danno veramente sempre tutto. Ecco. Tu hai fatto bene a ricordare i ragazzini che stanno giocando qui alle nostre spalle. Abbiamo Nicola Tocci che giocherà domenica la Serie D, Paolo Mazzavillani che giocherà la Serie C assieme a Nea Castelvetro, e Cristian Capacci che giocherà anche lui la D1 maschile domenica. Ora concludiamo questo primo segmento della nostra visita al Circolo Tennis Cervia. Ti chiederei sui tornei, perché siamo il metà maggio, 20 maggio, e il Circolo Tennis Cervia ha già organizzato 3 tornei federali, un terza categoria, il Memorial Mario Borghetti, il torneo giovanile di primavera e l'Open maschile, il trofeo SVA Dakar Jaguar, che è in pieno svolgimento e che tra l'altro ho visto come tra i protagonisti anche Paolino Mazzavillani,
che sta allenandosi qui con noi, che è un altro dei giovani rampanti di questo club. Ecco, e poi non è finita qui, perché siamo a 3 tornei, uno dice ne avete già fatti parecchi e ormai invece siete neanche a metà dell'opera a livello organizzativo. Ma l'impegno è veramente grossissimo, organizzare un torneo da giovanile, torneo di terza, torneo open maschile, è sempre un impegno molto grosso, però veramente lo facciamo per far crescere il movimento, per aiutare in ogni caso i ragazzi a giocare, a potersi confrontare anche sotto le mura di casa con gente di altri circoli. Ora, grazie a Paolo Panbianco, direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia, e adesso andiamo a conoscere questa realtà ascoltando anche le impressioni degli altri maestri tecnici che lavorano nel club. Siamo con lo staff al completo del Circolo Tennis Cervia. Prima abbiamo parlato col direttore tecnico Paolo Panbianco, adesso abbiamo i responsabili, i maestri e poi i responsabili di settore, che si occupano appunto di una scuola in continuo progresso che diciamo, porta avanti un discorso importante con dei ragazzi di merito che hanno delle qualità, e dopo magari sentiremo anche da loro le impressioni. Allora, io parto con il mio amico Alessandro Rondinelli, che è il maestro nazionale, che è responsabile della scuola, credo, che tu, della scuola agonistica. Sì. Ecco, Alessandro, noi è il quarto anno che veniamo qua e devo dire che abbiamo visto dei progressi ogni anno importanti. Adesso avete dei ragazzi che sono il naturale bacino di ricambio della squadra di Serie C, e che magari il prossimo anno non sarà più in Serie C, speriamo, no? Magari potrebbe andare su, e quindi però potrete avere dei sostituti importanti grazie a questo lavoro che state facendo. Non so se l'analisi... Sì, dai, diciamo che allora diciamo che io sono responsabile, però comunque siamo tre che gestiamo alla pari tutte le diverse attività che abbiamo al circolo. Ovviamente l'obiettivo della nostra scuola è comunque l'incremento dei bambini, cercare di avere incremento dei bambini, e poi soprattutto cercare di analizzare per ogni anno, per ogni annata, cercare di avere comunque un paio, uno, due, tre bambini per il quale poi magari portiamo nelle varie competizioni tipo Coppa delle Province o magari Coppa Bilardinelli, così. E niente, questo è quello che stiamo cercando di fare. Adesso la scuola ha avuto un buon incremento da questi 2 anni, siamo passati più o meno da 30, adesso circa ce ne abbiamo 60-65, e ci abbiamo un buon bacino di 2010-2009, soprattutto bambine, e poi comunque anche ragazzi 2007-2008, e stiamo, sì, adesso ancora parlare di un ricambio della Serie C è un po' presto, sì, però diciamo che stiamo buttando le basi per cercare di insomma di riproporre e ricambiare comunque i ragazzi e comunque cercare di avere dei ragazzi comunque di un buon livello, di un alto livello. Quindi aumentare il livello, questo è un po', sì, l'obiettivo. Sì. Sì, penso che come staff Paolo, che comunque alla fine è, diciamo, il direttore tecnico, poi comunque siamo 3 maestri, io sono tecnico e 2 maestri nazionali, poi comunque siamo allacciati all'FBI, abbiamo un preparatore molto qualificato, quindi abbiamo tutte le carte per poter lavorare in armonia, perché comunque tutti e tre siamo molto affiatati, e poi soprattutto abbiamo uno staff adeguato per un certo tipo di attività. Allora, ad Alessandro Rondinelli a Riccardo Rondinelli, tra l'altro 2 giocatori della Serie C, insomma, quindi voi siete anche militanti in questo club. Riccardo, anche tu come Alessandro vedi un progresso in questi anni, i ragazzini sono cresciuti, mi ricordo 4 anni fa c'era Nicola Tocci, no? Che adesso sta facendo i suoi terza categoria, poi anche quest'anno c'è l'ingresso di Capacci, io non vedo il suo così lontano, il suo ingresso in Serie C, non lo vedo così lontano.
e poi Paolino Mazzavillani, Castelveto, ma ce ne sono anche altri che non sono qui, che si stanno allenando. Riccardo, l'obiettivo di alzare il livello lo state raggiungendo, dai. Ci vuole del tempo perché nel tennis è un lavoro progressivo, però insomma ci siete abbastanza vicini. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, e il livello sicuramente lo stiamo raggiungendo, c'è ancora tanto da lavorare, perché comunque la Serie C è un campionato che ormai è diventato una vecchia Serie B, una vecchia seconda categoria di una volta. Ormai in Serie C ci sono tutti seconda categoria molto forti, con esperienza, e quindi mettere dentro dei giovani subito non è così facile e scontato, e quindi bisogna andare passi abbastanza pari passo, far fare una partita, fargli assaporare un po' anche la squadra. E con Paolo, con Enea Castelvetro ci stiamo riuscendo, pian piano abbiamo visto che i primi anni facevano, all'inizio facevano fatica, e adesso invece iniziano a vincere le prime partite in singolo, vincono partite importanti in doppio. Quindi il lavoro che è stato svolto in questi 2-3 anni è stato positivo. Adesso cercheremo pian piano di far entrare i ragazzi del 2000, del 2004, del 2005, prima possibile, perché comunque sono il nostro, sono la nostra speranza, ecco, per il futuro. Noi ci puntiamo molto perché comunque, oltre ad essere dei ragazzi che giocano bene, sono anche dei bravi ragazzi, e quindi una possibilità la meritano sicuramente. Grazie, grazie Riccardo. Andrea Godio, volevo chiederti come si lavora con questi ragazzi. Ha già detto Riccardo, sono anche ottimi ragazzi, bravi, si impegnano, ma qual è la difficoltà principale? Cioè mantenere alta l'attenzione, farli lavorare con continuità, cercare di spiegare certi concetti, ecco, raccontaci un po' il lavoro del maestro. Allora, sicuramente per ogni fascia di età c'è un lavoro diverso. Il nostro obiettivo, anche col centro estivo che partirà a fine scuola, è quello di mantenere i ragazzi più a lungo possibile all'interno del circolo, che penso che sia l'obiettivo poi anche di tutti i genitori, di pensare proprio un figlio all'interno di un circolo piuttosto che all'interno di un bar qualunque. Quindi offriamo, è vero, l'attività di allenamento, di tennis, però qua vogliamo offrire tutto. Quindi sia dalla preparazione atletica, da altre attività, da altri sport. L'obiettivo è proprio quello di creare un clima positivo dove dopo diventa tutto più facile, sia l'allenamento più fisico, più intensivo, ma se l'ambiente, il clima è positivo, viene tutto più facile. E io, con la collaborazione dei due fratelli Rondinelli, sotto questo punto di vista mi trovo benissimo, perché la pensiamo nello stesso modo, ecco. Bene. Una visione, un'ottica comune. Fabio Bartolini è il preparatore atletico, una figura sempre più importante, direi fondamentale in un club come il Circolo Tennis Cervia, che vuole far crescere i ragazzi, quindi c'è bisogno appunto di un lavoro in profondità anche in questo settore. Come si lavora, lo chiedo anche a te, con questi ragazzi che sono tutti quindicenni, sedicenni, insomma in una fase anche delicata? Allora, innanzitutto questa è la mia prima stagione al Circolo Tennis Milano Marittima, ringrazio la palestra FBI e i fratelli Rondinelli per la fiducia. Ovviamente ho sia bambini di fascia età molto piccola che bambini di media età e fascia più elevata. Diciamo che grazie all'aiuto della palestra sono riuscito a lavorare anche dei parametri un po' più utili per i ragazzi di maggiore età, come la forza usando i sovraccarichi, che io vengo dalla scuola pesistica, quindi credo molto in questa disciplina, soprattutto nello sport. Invece con i ragazzini un po' più piccoli abbiamo lavorato molto sulla rapidità, sulla forza esplosiva, tutti questi parametri e la coordinazione, tutti questi parametri che aiuteranno a crescere giovani atleti a diventare forti nella loro disciplina. Ovviamente nelle varie fasce d'età abbiamo lavorato in modo differente, perché con i bambini ovviamente bisognerebbe fare anche un po' di più divertire e mettere in mezzo anche il gioco tennis, invece con i più grandi riusciamo sempre di più a coinvolgerli magari in esercizi anche un po' più impegnativi e più dispendiosi dal punto di vista fisico. Grazie Fabio. E allora adesso vi faccio una domanda a tutti e quattro flash, una cosa più corta, però sempre in ambito tecnico. Alessandro, ieri sentivo parlare Corrado Barazzutti a San Marino, che parlava della scuola, no? Parlava della scuola tennis, e diceva una cosa
abbastanza semplice però importantissima. Cioè i genitori che dicono ma come, se deve allenarsi tutti i giorni, insomma, e per raggiungere determinati livelli bisogna lavorare tutti i giorni. Ecco, Rado dice ma scusate, voi a scuola la mattina le mandate tutti i giorni i ragazzi a scuola, no? E quindi parlando a scuola quella dell'obbligo. E quindi io credo che sia, siccome il tennis è uno sport difficile, il tennis va fatto tutti i giorni, o se non magari tutti i giorni, ma almeno 5-6 giorni alla settimana, non so, Ma sinceramente anche noi stiamo un po' cambiando su questo aspetto qui, perché noi diciamo che la nostra scuola di base sono le due volte, però ad esempio rispetto secondo me a altri circoli che vedo che magari fanno solo il tennis, fanno quell'oretta di tennis, noi comunque abbiamo integrato. E per noi è importante proprio la figura di un preparatore atletico, quindi per esempio i nostri corsi, cioè abbiamo solo proprio due corsi da un'ora e poi gli altri corsi sono tutti da un'ora e mezza e un'ora d'atletica. E poi ovviamente per i bambini di fascia, diciamo tra virgolette agonistica, comunque 8, 7, 8, 9 anni, giocano 3-4 volte a settimana, anche chi fa 5 volte. Quindi lo so, adesso purtroppo si è alzato molto il livello di competizione e quindi tutti i genitori si incalanano su quel, cioè chi vuole fare agonismo si incanala su quello standard lì, e dopo dipende anche molto anche dal bambino, no? Perché magari è un bambino che c'ha voglia, è un bambino che magari è propenso a fare un determinato lavoro, sì, però ci sono anche dei bambini che quei carichi di lavoro lì non li tengono, e quindi è anche, secondo me è importante anche cercare di capire un po', diciamo, il soggetto. Però sicuramente più si allenano e meglio è. Riccardo, avete paura della dispersione, nel senso che qualcuno abbandona o li motivate sempre, comunque fate sempre dei progetti individuali sulla persona? Sì, purtroppo questo qui è una problematica che esiste da tanto tempo, che sì, abbiamo sempre un po' timore dell'abbandono di un bambino, anche perché è una nostra sconfitta, ecco, oltre che l'abbandono di questo sport bellissimo. Noi cerchiamo ogni giorno di motivarli, li carichiamo sempre a cercare di fare meglio. E vedo che facciamo anche tante attività, certo, quindi noi ci mettiamo tutto il massimo che possiamo, ecco. Sicuramente questa cosa qui che ha detto prima Andrea, del fatto che se tutto il circolo inizia a lavorare in un certo modo, nella stessa direzione, anche chi viene qui vede anche tutta la parte del tennis, la parte del padel, della palestra in un altro modo, cioè tu vieni al circolo per stare qui tutto il giorno, e questo qui secondo me è l'obiettivo principale, ecco. Tra l'altro è anche una location bellissima, per cui uno viene qui e sta in un posto meraviglioso, in mezzo alla natura, nella tranquillità più assoluta, si sentono gli uccellini cantare, insomma, meglio di qui, non so. Andrea, quindi la difficoltà di fare scuola a un certo punto diventa anche quella di tenere, motivare, spingere, avere anche però l'intelligenza che capire quando è il momento un pochettino di rallentare, perché altrimenti si rischia di rovinare il giocattolo, non lo so. Sì, questa è una domanda che mi fanno spesso tanti genitori, mi dicono ma quante volte lo devo portare, a che età deve iniziare? Io rispondo sempre che in realtà è il bambino che dice quando è il momento, perché ci sono alcuni bambini che a 5 anni hanno già molta voglia di giocare, invece altri che magari hanno 8-9 anni e è sufficiente una volta. E la nostra forza è proprio quella di riuscire a dare spazio sia a chi vuol fare dell'attività, a chi vuole fare solo dello sport. Che non è comunque un errore, non è un errore. Invece, tornando al discorso di prima, la grossa differenza dal mio punto di vista la fanno i numeri, nel senso se due giocatori vogliono, cioè due ragazzi o comunque che hanno intenzione di avere un progetto futuro, se uno si allena 2 ore al giorno e l'altro se ne allena 4, a fine dell'anno l'altro ha giocato il doppio,
quindi è normale che quando uno ha voglia di giocare si spinge a giocarlo il più possibile, a giocare il più possibile, proprio perché alla fine quei numeri lì sommati giorno per giorno fanno la differenza. Però voglio scagliare una freccia verso tutti quelli che vogliono giocare a tennis proprio perché gli piace solo ed esclusivamente giocare a tennis, anche solo nel circolo, anche senza fare tornei. E qua c'è spazio per tutti, ecco, con i corsi adulti, i corsi serali, quindi dall'A alla Z. Allora, Fabio si occupa di un settore che magari quello che, non dico meno gradito, però quando si tratta di fare un po' di attività fisica, non giocare a tennis, magari qualcuno non capisce, qualche ragazzino non capisce l'importanza di quello che sta facendo. E forse il tuo compito è anche quello di fare capire che è fondamentale, inutile giocare se poi non c'hai una buona preparazione. Ecco, forse anche questo è un lavoro psicologico. Sì, innanzitutto ho sempre provato a convincere i bambini che prima di giocare nel campo a tennis c'è una preparazione dietro, a livello proprio fisico, coordinativo, perché sei forte magari in una gara di atletica, una gara, ma anche magari di pesistica per i più grandi, riuscirai ad esprimere questa forza anche sul campo. Quindi il tennis è uno sport molto, che ha molte sfaccettature, diciamo. Quindi io ho cercato di lavorare su tutte le fasi di ogni età del bambino, con lavori completamente differenti sia per il piccolo che per il grande. Ho cercato di differenziare un po' tutto il lavoro in modo da dare ai ragazzi una preparazione completa. Benissimo, ora abbiamo anche parlato con lo staff tecnico del Circolo Tennis Cervi, adesso magari sentiamo una battuta anche da parte dei giocatori. Siamo con i maestri Alessandro Rondinelli e Paolo Panbianco e i giocatori che prima si stavano allenando, adesso sono fermati un attimo perché è giusto che parliamo con loro e di loro, perché hanno fatto dei progressi importanti e perché insomma c'è della sostanza, no, qua. Allora, io direi, se siete d'accordo, di chiederei a voi una piccola presentazione, poi chiederei a loro una battuta sui loro progetti, i loro obiettivi. Non so, allora mi presentate due a testa, come cosa dite? Benissimo. Dai, presenta due giocatori, però anche qualche caratteristica, qualche pregio e difetto, insomma, dai. Allora, questa è una bella domanda che mi fai. No, vabbè, presento quelli che conosco un po' meglio, che solitamente lavorano con me. Tocci Nicola, del 2004, 3-4, Enea Castelvetro, 2001, 3-2. Allora, diciamo che sono due ragazzi molto estrosi, no? Quindi giocano un tennis abbastanza aggressivo. E sono due ragazzi che giocano tornei, adesso stanno iniziando a entrare anche, soprattutto Enea ha iniziato già a entrare nella nostra Serie C, e sono due ragazzi che si impegnano, sono molto molto dediti al lavoro e niente, spero che nel giro di un anno e mezzo possano prendere, diciamo, il posto di noi anzianotti che oramai, insomma, abbiamo dato. Certo. Allora, sono qui, ragazzi, chiediamo una battuta anche loro, già che siamo, no? Sì. Allora, Enea Castelvetro, figlio d'arte, mi pare, perché anche tuo padre gioca a tennis, insomma, un buon giocatore. Dire. Enea, quest'anno i tuoi progressi sono stati convalidati dal tuo esordio in Serie C, insomma è la prova tangibile che sei cresciuto come giocatore, no? Sì, mi sono allenato molto tutto l'inverno proprio anche per questo, per arrivare a giocare insieme ai miei compagni di squadra della Serie C, e sono contento di far parte di questa categoria e nulla, stiamo facendo un buon campionato. Qualche soddisfazione te la stai prendendo, anche con giocatori che magari l'anno scorso ti parevano un po' irraggiungibili. Sì, dai, adesso il mio livello penso che sia aumentato, anche dovuto al livello maggiore della categoria, 3-2. E penso che come obiettivo mi porrò la seconda categoria, che è il mio primo traguardo che dovrò raggiungere. Nicola, vieni, facciamo venire Nicola così.
Di Nicola Tocci parliamo ormai da 4 anni, perché hai fatto tutta la trafila, no, del settore giovanile, e adesso sei in terza categoria, che quest'anno può, insomma, per te la seconda, magari già ci penseremo quest'altro anno, sì. Però finire l'anno da 3-4 a 3-2, no? Potrebbe essere un obiettivo, perché sei in progresso continuo. Sì, sì, diciamo che punto soprattutto a passare di classifica, una classifica alla volta. Cioè, non, da 3-4 non punto subito a passare magari 3-2, 3-1, così. Penso prima 3-3, poi da 3-3 potrei pensare a passare 3-2, poi da 3-2, 3-1 magari. Ti senti migliorato? Ma sì, dai, in questi anni sì, mi sento abbastanza migliorato, soprattutto atleticamente e tecnicamente, e speriamo di migliorare ancora. Bene, allora, con Paolo Panbianco invece parliamo di Paolino Mazzavillani e di Cristian Capacci. Sono due giocatori che, insomma, Paolino ormai è un punto di riferimento della Serie C, Cristian è molto giovane, 3-2 però, insomma, è un bel prospetto. Ma hai detto bene, Paolino ormai è un veterano di questa squadra e nonostante la tenera età, ecco, 20 anni, 2-8, giocatore che riesce a alternare momenti di tennis veramente valido con momenti di tennis un attimino più irregolare, diciamo. La sua forza è sicuramente questa esplosività che ha nei colpi, sicuramente un giocatore che potrebbe, a nostro avviso, dico nostro nel senso di noi tecnici, potrebbe rendere sicuramente di più, e sicuramente la Serie C, giocando la Serie C, ha la possibilità di confrontarsi con giocatori di seconda categoria di livello più alto e rendersi conto che non c'è così grossa differenza, e quindi deve sicuramente credere in più nei propri mezzi per riuscire a fare un ulteriore salto di qualità. Cristian Capacci, l'hai presentato tu, 3-2, 14 anni, quindi un ragazzino che sta muovendo i primi passi nel circuito. Nonostante la sua giovane età, è sicuramente un punto di riferimento della squadra di Serie D e si sta ben comportando nei tornei giovanili e sta iniziando anche a giocare tornei di terza categoria, tornei open, per avere la possibilità di giocare anche con una palla diversa, giocatori più grandi di età con caratteristiche diverse, e sicuramente sta dimostrandosi all'altezza, ecco. Ha appena partecipato al torneo internazionale giovanile di Correggio e sicuramente domenica in Serie D chi giocherà contro di lui avrà il suo da fare, ecco. Allora, sono qui ragazzi, partiamo da Cristian, che è qui di fianco a me. Cristian, innanzitutto com'è andata Correggio, perché parliamo proprio dell'attualità. Correggio, ho giocato ieri e ho giocato contro uno straniero e ho perso al terzo, ma potevo fare molto meglio, però non ero molto abituato al campo perché ho giocato in cemento, mentre mi sono allenato tutto l'inverno in terra, nei palloni, e ieri ho giocato fuori, e quindi direi che quest'estate potrò far di meglio. Va ricordato che il torneo di Correggio è un Tennis Europe Under 14, un livello molto alto, quindi... Nel frattempo però, Cristian, hai vinto parecchio già in questa prima fase della stagione a livello giovanile, naturalmente nei tornei del circuito Australian regionale e poi anche nei macro area. Insomma, e con te vince molto anche tuo fratello Rafael, che non gioca qui, però insomma siete vicini, diciamo così. E Cristian, raccontaci un pochettino un po' i tuoi obiettivi, cosa, dove vuoi arrivare quest'anno? Quest'anno spero di migliorare ancora molto e di giocare sempre con quelli più forti per migliorare, e per la classifica potrei, se mi impegno, arrivare 2-8. 2-8 a 14-15 anni non è mica male. Allora, grazie Cristian. Abbiamo Paolino Mazzavillani, che è anche un po' il padrone di casa qui, perché
salutiamo tuo babbo Andrea, che oggi non è in formissima, ma è il direttore sportivo del circolo, e quindi salutiamo Andrea. Paolino, come diceva Paolo, è un po' giovanissimo ancora, un po', ma sembri un po' un veterano, perché hai fatto anche tu un po' tutta, come Nicola Tocci, un po' tutta la trafila del settore giovanile. Sono molti anni che giochi per questo club, e partendo dagli under 10, insomma under 12, ecco Paolo, e 2-8 hai fatto già qualche positivo quest'anno, mi pare, e quindi insomma, come, ecco, ti chiedo che tipo di attività farai quest'anno. Forse sei un po' più libero dagli studi, l'anno scorso hai avuto anche la maturità, quindi così, un po' una prospettiva di quest'anno. Ma l'obiettivo per quest'anno sicuramente è, entrando nuovamente come seconda categoria, e avere spazio solo negli Open, e cercare di farsi valere e conquistarsi ogni partita come meglio si può, cercando di dar sempre il proprio meglio e cercando di essere sciolto, che ultimamente non è il mio punto di forza, e dai, cercare di dare tutto il contributo possibile anche ai miei compagni nella Serie C e trovare il mio spazio, diciamo. Quindi punterai molto, visto che gli ETF sono abbastanza un po' svalutati come importanza, visto che non danno punti, insomma, invece gli Open non danno punti lo stesso, però almeno qualche soddisfazione in più a livello nazionale ci si può ottenere, no? Sì. Quindi farei soprattutto un circuito Open. Sì, cercando di fare più Open possibili. E di vedere che frutti porterà l'allenamento di quest'inverno, e per cercare sempre di salire con la classifica. Benissimo. Allora, abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo parlato con i maestri. Io direi, a sto punto siamo verso la fine della puntata, e vorrei far fare a Paolo una chiosa finale. E questo circolo è atteso, siamo a maggio, ha già fatto tanto, abbiamo detto prima, già tre tornei, campionati a squadre indoor, adesso i campionati a squadre all'aperto, poi ancora tornei, perché siamo attesi da, mi pare, ancora un quarta categoria, un altro giovanile, mi pare due Open ancora e un terza. Quindi siamo neanche a metà dell'opera, Paolo. Insomma, siamo neanche a metà dell'opera, e quindi Paolo già si mette le mani nei capelli, perché sa che lui dovrà fare un po' di tutto, no? E il padre, anche Arnaldo, che abbiamo visto prima, che è anche lui una colonna insostituibile di questo circo. Paolo, dimmi che cosa vorresti dirmi alla festa di Natale. Ma innanzitutto vorrei dirti finalmente un ragazzo del circolo ha vinto un torneo Open, perché l'anno scorso abbiamo avuto la grossa soddisfazione che Paolo ha vinto il Memorial Mario Borghetti, il torneo di terza categoria, e devo essere sincero che è stata un'emozione grossissima. La mia speranza è di vederci al torneo a Natale, per la festa di Natale, come ormai tutti gli anni facciamo, e dirti: finalmente Alessandro, non abbiamo vinto solo un terza categoria, ma abbiamo vinto anche un torneo Open. Lo dico perché ci credo, perché facciamo questa grossissima attività per i nostri ragazzi, e perché vorremmo col tempo, anche grazie all'aiuto della scuola, quindi di Alessandro e dei suoi validi collaboratori, essere un punto di riferimento per la zona. Abbiamo circoli storici in Romagna che lavorano da tanti anni molto bene nel settore, nel tennis, e noi non ci tiriamo indietro, è una sfida che accettiamo, e come hai detto te, siamo a metà dell'opera per quest'anno, ma non ci fa paura nulla, ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo ogni giorno per poter crescere. Allora, siamo arrivati al termine di questo viaggio all'interno del circolo tennis Cervi. Abbiamo parlato con i tecnici, abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo visto prospettive di sviluppo di questo club, e di cui sentiremo molto parlare quest'anno, perché è un club che è alla ribalta comunque sempre, sia per l'attività organizzativa che per l'attività tecnica. Quindi un saluto dal circolo tennis Cervia, dai tecnici e dai giocatori.